Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo appena partiti, no? Abbiamo guardato un po' la situazione meteo. Dove si va? Si va. Piove da tutte le parti. E quindi direzione... andiamo a cercare dove piove di meno. Sì, si va a San Teodoro. Stamattina ha preso il comando del Discovery la Mary. Non ce n'è per nessuno, eh. Ha già brontolato che c'erano i fili qua nel mezzo. Ha già brontolato che non c'è benzina. Oh! Prima regola è mettere la benzina, il gasolio, gasolio. Ora dove andrò qui? Ora andiamo. Giù. Navigatore cosa ti dice, amore? Il navigatore dice di girare. Allora si gira. Mi sembra. Aspetta, arriva una macchina. Non fare manovre affrettate, eh? No. Via, andiamo, ci vediamo a San Teodoro. Dal distributore. Ciao. Piccolo aneddoto delle 9:30 del mattino. Ci sono 16 gradi, mi sa che più ormai è arrivato l'autunno, gente. Oh, e c'è la gente con piumini e cappottini. E io con calzini, ieri, ora stamattina me li sono levati, eh. Però la felpina si gode, al mattino. Sì, la felpa sì. Era giusto per informarvi di questa cosa. Sì, che è un po' freddo come da tutte le parti. Teddy, ora vai dietro, eh? Ebbene sì, siamo arrivati a San Teodoro, ve l'avevamo detto, abbiamo ripetuto il campeggio dove noi eravamo stati a giugno, ci siamo trovati molto bene e quindi abbiamo deciso di ritornare in questo campeggio a passare un pochino di giorni di mare. Però noi siamo arrivati, ci siamo fermati con l'idea di montare tutto l'allestimento del nostro campo, siamo stati bloccati e indovinate da chi è? Vediamo un po' se ve li ricordate, eh? E voilà! Ciao! Denis e Alessandra, ciao. Che se vi ricordate, l'avevamo incontrato e conosciuti a Piscinas, giusto? A Piscinas. Dove c'erano i cervi di mare. La chiusura è stata con lui che ha trovato i cervi di mare andando in bagno la sera. È lui che li ha trovati. Li ha trovati lui. Quindi, qui siamo tutti al completo, guardate che bel quadretto. C'è anche e cosa si poteva fare se non... un aperitivo, fagli vedere, tieni, allora, prendi questa boccia, ecco, se non fare un aperitivo di benvenuto, the good morning, e ringraziamo i nostri amici, allora noi ci gustiamo un pochino di aperitivo, così, e Teddy piange perché, Teddy piange perché Zara, c'è anche Zara, c'è Teddy e Zara, Zara, fatti vedere che bella che sei, guarda che belli, ora noi facciamo un aperitivo, uno, vai, promesso, uno. E poi andiamo a montare là il nostro campo base, che resteremo qua per qualche giorno. Gente, ora si inizia a montare tutto, eh. Vi vogliamo far vedere un pochino, sì, un passo passo. Un paio di aperitivi fatti, quindi ora il montaggio è semplice, viene da sé. Sì, viene da sé ora. Adesso iniziamo a montare tutto, man mano vi facciamo vedere, eh. Monto anche la maca. La slackline, vogliamo tirare fuori il sup, insomma, vogliamo tirare fuori tutto quello che ci sa. Sì. Si fa? Sì. Via, all'opera. La cabina armadio. Iniziamo a scaricare le cose. Cabina armadio. Tavolino. Tavolo. Tappeto persiano fatto a mano. La macchia è bagnata. Asciugherà. Veranda. Me ne dai anche il tappeto di tessuto, ci metto quello in terra? Pareo hippie in cotone. Poi il barbecue, poi si scioglierà. Ma il barbecue qui c'è quello fatto da loro in pietra, perché essendo una stagione bisogna fare attenzione con i fuochi. Quindi accendiamo quello di loro. Maschera? Metto via per ora. Per ora può lasciar lì la maschera, la prendo quando si va al mare, domattina. Sì. Tempo permettendo, ma dai, sì, apre. Ora montiamo il tutto, eh. Teddy, volevo dire, sta un pochino meglio, leggermente sgonfio, abbiamo iniziato gli antibiotici però. E la prima parte di veranda è stata montata. Non senza qualche problema, è partito un gancetto qua. Ora vado ad aiutare Abe, eh?
se no qui come si fa? Ma non è detto, lo può legare all'albero lì, vai a vedere. Allora, un albero e un paletto. Lì si va all'albero. Sì. Veranda piazzata. Spettacolo, eh? Oh, bella tirata. Sì, ma la maca? La maca ora te la metto. Vedrai che lavorino di fino che ti faccio con la maca. Sì, ma non me la mette troppo alta, poi se no io non ci arrivo, eh. Lui la mette alta, poi io non tiene in considerazione che non ho quell'altezza slanciata, sai, da potermi mettere in alto. Qui va detto, Abe a fare i nodi è bravissimo. Fa vedere, ora l'hai detto, lo sbaglio? Si vede, che ha lavorato nella nautica. Voilà, qua è messa. Però ora siamo lunghi. Sì, ma lì casca, No, no, porto via il paletto, io ho una pesantezza. Non può tenere così, Ma poi io non ce la faccio mia arrivare a questa su, Mettilo più basso. È bassa. Scusa, fammici provare. Sì, ma aspetta, però forse io lo legherei a quest'albero, ma fisso. Con la corda. Oh. Direi perfetta. Un po' molle, Ma va bene, Bassina giusta. Non è un pelino di lì. Sì, la alza. Un pelino. Montata bene, sì? Direi di sì. Adesso bisogna montare la cabina armadio. No, c'è da mettere il tappeto. È vero, il tappeto persiano. Guarda che bella che ho trovato. Ora. Tieni, amore. È un po' inquieta, però. Come inquieta? Ma che sarà? Un pezzo di mascella. Teddy, è mica tua. Ehi. Sì. Comunque la situazione è questa. Quella che doveva essere lo spogliatoio diventa la cabina armadio. La maca. Perfetto, Ora c'è da metterci tutte le lucine, adesso piano piano. Adesso si attacca l'elettricità col frigo. Sì. Ah, ebbene sì, tutto montato. La maca che svolazza. Qua è tutto pronto. Tavolino. Angolo Teddy, te levo le ciabatte, Questo è un po' tutto, in questo caso qui ci facciamo spogliatoio, ora ci abbiamo messo il frigo dentro, insomma un po' di cose, Teddy in giardino, comunque ho già preparato anche il letto, diciamo che siamo pronti, ora mangiamo qualcosa, poi ci facciamo la doccia, poi insomma vediamo un po' com'è la situazione, va? Loro hanno deciso che vanno in centro con il monopattino. Ciao! Ciao ciao! Noi teniamo anche Zara oggi, che è bravissima. Vero Zara? Sì sì? Ti rimaniamo qua con noi. Ciao Topino, ciao! Vieni! E niente. Vabbè, e questo volevo ricordare il famoso cancellino che si accede anche se il mare è un pochino mosso, oggi. Mi sa che il SUP ci si proverà domani.
Ma che si fa? Si mangia qualcosa? Teddy mi sa che ha fame, guarda. Ora te lo faccio, Teddy. Facciamo subito la pappa. Si cucina? Sì, pomodorini, avocado e poi ora faccio delle cotolette e via. Viva, ma io bevo l'acqua perché alla fine è gonfia la pancia. C'è poco da fare. Diamo la colpa alla vita, però gonfia. Sono montata. Non è alta, dai. È sempre a brontolarmi, sai, poi alla fine. Però ci si sta bene, eh. Sotto l'eucalipto. Guarda, è migliorato anche il tempo confronto a prima. Oh, si vuole stare due secondi in pace, eh? Mi ero nascosta.